Si festeggia anche a Siracusa San Francesco d'Assisi. In città le celebrazioni si terranno nella chiesa di San Francesco nel quartiere Pipoli. Questa sera, dopo la Santa Messa delle 18, ci sarà la processione per le vie del quartiere. Il corteo religioso sarà animato dal corpo bandistico Città di Siracusa, che all'arrivo in chiesa eseguirà l'inno nazionale. Francesco nacque ad Assisi nel 1181. Nonostante la madre lo chiamò Giovanni, il padre, tornato dal suo viaggio in Francia, cominciò a chiamare il figlio Francesco. Dopo la cattura, lo scontro di Collestrada, durata un anno, Francesco rimpatriò e decise di realizzare la sua aspirazione a diventare cavaliere. Sono tanti gli aneddoti in cui è coinvolto San Francesco, tra i più famosi c'è quello del lupo di Gubbio. La vicenda narra di un grosso lupo che da tempo terrorizzava gli abitanti delle campagne ugubine nelle quali Francesco era solito andare a predicare. L'animale selvaggio, affamato e feroce, da anni occupava il territorio boschivo alle porte della città. Gli abitanti, disperati e impauriti, si rivolsero a San Francesco. Il frate, venuto a conoscenza della situazione, andò nel bosco per incontrare il lupo. La sua mediazione fece sì che il lupo smettesse di terrorizzare gli abitanti di Gubbio, a patto che questi ultimi si impegnassero a sfamare l'animale quotidianamente.